La curva dei contagi ha ripreso a salire nell'ultima settimana nella provincia di Padova. I positivi sono 2055 in più rispetto alla scorsa settimana. L'incidenza ogni 100.000 abitanti cresce a 780. I contagi riguardano per la maggior parte gli adulti. Dovute queste positività soprattutto alla variante Omicron 2, che si presenta essere sì contagiosa, però sembra, almeno dai dati che abbiamo registrato fino ad oggi, dare minor peso sull'assistenza ospedaliera. La pressione ospedaliera però non risente della crescita dei contagi, anzi continuano a scendere i ricoveri, emblematico il confronto con la situazione di un anno fa, quando il Veneto era in zona rossa. A Padova il 16 marzo 2021 i nuovi casi positivi erano 283, con 170 persone ricoverate in azienda ospedaliera, di queste 37 in terapia intensiva. Oggi i nuovi casi positivi sono 1331, con 63 persone ricoverate e solo 2 in terapia intensiva. Il merito non è solo del virus che cambia, ma soprattutto del vaccino. L'invito è: completate il ciclo vaccinale. Chi deve fare il booster, la quarta dose, i fragili, non sono tanti quelli che hanno fatto, anzi molto pochi, l'invito è quello di farla. L'azienda ospedaliera però deve fare i conti con la carenza di personale. Ai 122 sanitari Novax sospesi si aggiungono in questi giorni 218 tra medici, infermieri e OSS a casa perché positivi.